nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose. Come il coraggio di poter scegliere in libertà. In Correre per Sport, un programma WISP, vero Alberico, targata sì. WISP da sempre, sempre elegante con la cravatta, proviamo, sempre, anche proviamo. Se porta sempre le scarpette da corsa, ma la cravatta ci sta. A proposito Alberico, io andiamo a dire che gli ospiti che sono in studio sono stati elencati, ma soprattutto invitati da te, così io mi libero da ogni responsabilità. Sì, assolutamente sì. Scherziamo. Scherziamo, andiamo a presentare i nostri graditissimi ospiti. Torna con noi, già presente alla Maratona Città di Pescara, non solo quest'anno ma anche l'anno scorso, il dottor Antonio Recchiuti, ricercatore dell'Università di Chieti, Cesi, tra parentesi. Esatto. Buonasera e bentornato. Buonasera Roberto, Alberico, buonasera ai telespettatori. Tra poco Alberico è già pronto per tantissime domande da porti, tra pochissimo. Biondissima, che si sposa benissimo con il pannello, con la scritta WISP dietro, Pamela Di Gregorio, buonasera. Buonasera. Pamela, non Pamela, qualcuno certo, potrebbe Pamela. Dire, ma si è sbagliato a mettere l'accento, invece è Pamela, come dico. Pamela, va bene così. Va bene così, ben arrivata, biondissima, sorridente. Grazie. Vincitrice, la top 10, fai parte l'unica donna tra i primi 10 del circuito nazionale. Meno male. Complimenti. Piero, buonasera, Consulter, bentornato. Grazie. Ormai sei di buonasera casa, a tutti. Ogni tanto vieni a raccontarci di qualche performance particolare, ne hai fatte diverse quest'anno, Policoro una 24 ore, 250 appena i chilometri, anche Pamela non da meno con 24 ore, 100 e più i chilometri per lei, con le belle maglie gialle che vanno proprio a pennello, Runners Pescara con il tabellone che avete alle vostre spalle. Beh, Antonello, buonasera. Antonello Pattara, hai vinto di tutto e di più, prima mi stavi elencando, ti ho detto fermati perché se no non andiamo in onda. È stata un'annata buona. Tanti sì. Chilometri, tanti sacrifici, però mi posso ritenere soddisfatto. Tante vittorie, tu che a casa ne siete diversi che correte. Sì, ne siamo tanti. Pertanto sai sia il correre che lo scappare. Sì, giusto. Anche tu Runners Pescara. Alberico, andiamo con il nostro dottor Antonio. Abbiamo detto all'inizio della puntata, un ricercatore dell'Università di Chieti, non tutti sanno, anche se grazie alle collaborazioni con le nostre manifestazioni conosciamo sempre meglio quello che è il Cesi. Oggi con il dottore andremo a conoscere quella che è la fibrosicistica, che è un po' la patologia che è al centro dei vostri studi e delle vostre ricerche, probabilmente l'obiettivo principale del progetto. Sì, esatto, infatti da diversi anni, da 3 anni a questa parte, noi siamo gemellati con gli organizzatori della Maratona di Pescara per far conoscere innanzitutto che cos'è la fibrosicistica alla popolazione e poi soprattutto per sensibilizzare alla donazione per la ricerca su questa malattia. Io rappresento un gruppo di ricercatori dell'Università di Chieti, del Cesi, dove da più di 10 anni investighiamo questa malattia e cerchiamo di dare il nostro contributo per trovare una cura. Stiamo vedendo delle immagini, vediamo dei polmoni e non è casuale. Sì, no, non è casuale. Io dico sempre che ci piace il connubio con il mondo dello sport e del podismo perché la fibrosicistica ha come organo bersaglio principale proprio i polmoni. Forse molti sanno perché è una malattia molto diffusa, ma la malattia provoca la perdita della capacità di respirare perché il polmone si riempie di un muco denso
che non viene eliminato come normalmente facciamo, e quindi questo dà, apre la strada a colonizzazione, a infezioni batteriche, virali e di funghi, che poi alla lunga, per tutta la vita, fino alla perdita completa della capacità di respirare. Abbiamo visto delle statistiche, immagino, in video, sì. 1 su 25, 1 su 4, spieghiamo a che cosa ci riferiamo purtroppo. Le statistiche ci dicono che questa malattia è la malattia genetica più diffusa al mondo, si calcola che ogni anno nascono 3.000 bambini con questa malattia diagnosticata, e di questi, i portatori sani, quindi persone che hanno questa malattia, il gene di questa malattia, sono 1 su 25, quindi è una molto diffusa, più di quanto ci possiamo aspettare. Benissimo, abbiamo parlato di statistiche, parliamo un attimo della malattia. Innanzitutto, quali sono i sintomi principali? Come ci rendiamo conto che questa malattia purtroppo è entrata a far parte del nostro quotidiano? Salvo che il capitano non avesse qualche domanda. No, stavo riflettendo su un particolare, che siamo agli opposti, no? Proprio con la corsa e chi ha. Sì, proprio. È vero, insomma, può sembrare un paradosso. In realtà lo sport e la corsa in particolare fa parte dei protocolli terapeutici che affiancano la terapia farmacologica standard, perché il potenziamento di tutta quanta quella che è la massa muscolare e della capacità proprio di respirare, perché con l'allenamento si potenzia e si rinforza la gabbia toracica, tutti i muscoli responsabili della respirazione si irrobustiscono, e questo aiuta a contrastare quello che è il declino proprio della malattia. È dimostrato da studi e anche tutte le associazioni di scienziati e medici in tutto il mondo raccomandano una buona attività fisica ai malati di fibrosi cistica. Ma tornando, ecco, alla sintomatologia, quali sono quei sintomi che ci devono un attimo far preoccupare? Non ci sono sintomi particolarmente diversi, infatti molto spesso la diagnosi non viene fatta appena nati, perché magari la malattia ha una si manifesta in forma nascosta. Sicuramente la cosa che quello che fa la diagnosi precisa è la misurazione della quantità di sale presente nel sudore. Tutti sappiamo che con la sudorazione perdiamo sali. Il malato di fibrosi cistica fisiologicamente tende a perdere molto più sale di quello che noi facciamo, anche delle persone non malate. Questo, misurando la concentrazione di sale nel sudore, si può diagnosticare con precisione la malattia. Poi, come dicevo, la malattia provoca la formazione di un muco denso e viscoso nei polmoni. Questo muco, che non viene espulso, viene facilmente colonizzato fin dai primi anni di vita, fin dai primi mesi di vita, da batteri che sono gli stessi che comunemente affliggono tutti quanti noi, mentre noi con qualche giorno di antibiotico, un po' di riposo, riusciamo a debellare questa infezione, il malato di fibrosi cistica purtroppo si porta avanti per tutta la vita infezioni ricorrenti, con dei picchi durante l'anno che lo costringono anche a periodi di anche un mese di ospedale. Però ci sono livelli e livelli, nel senso, certo, che ci si può vivere per tutta la vita e convivere, oppure... Allora, diciamo subito che ad oggi non esiste una terapia che permetta un allungamento della vita oltre i 40 anni. L'aspettativa di vita, cioè la media, la vita media dei malati di fibrosi cistica è sui 40 anni, che è il doppio di quello che c'era 15-20 anni fa. Quindi negli arco è un grande risultato. È un grandissimo risultato, con sì. I progressi della ricerca si sta allungando sempre di più, soprattutto si migliora anche la qualità, perché sappiamo bene che la vita non è soltanto fatta di giorni, ma anche di cose da fare, insomma, di progetti da realizzare, di cose da... Un portatore sano può anche... Un portatore sano è perfettamente normale, non ha la patologia. Due portatori sani possono avere un bambino su quattro, cioè la probabilità è uno su quattro di avere un figlio con la malattia. Bene, da un intervento così serio del dottor Antonio Recchiudi passiamo alla nostra Pamela. Passiamo alle cose belle della vita, alle diciamo. Cose belle.
Pamela, ma cosa si prova a gareggiare e a correre per 24 ore? Tra l'altro siete in partenza per un'altra 24 sì, ore al Lavello che partirà proprio sabato. E niente, la passione è... Sono da 3 anni che corro, è venuta dopo. Ma quanto ha influenzato la conoscenza di Piero in questa tua pazzia? Tra lui. Io penso che sia stata una situazione proprio trasversale, perché anche Piero non è da tanto che fa l'ultramaratoneta, che affronta distanze così impressionanti. 3 anni pure io, alla fine. Vivi. Ci siamo trovati insieme, proprio la corsa ci ha unito ancora di più, una passione che abbiamo entrambi, che condividiamo. Beh, un'altra coppia da ricordare sempre. La coppia Chiarazzurli con Masci Ranieri, che sono stati pionieri. Sono un nostro esempio sicuramente. Però vediamo, ecco, anche lo spirito con cui affrontate, perché quando uno parla di certe distanze pensa solo e quasi esclusivamente alla fatica, ci sarà anche quella, ma credo che non ci sia solo fatica. Beh, infatti ci divertiamo tantissimo, quello è importante. Poi con la scusa della corsa si va a conoscere nuovi posti, nuove realtà, nuove amicizie. Sì, infatti. Policoro come siete stati? Tra poco ci sarà anche la mezza di Policoro, la Strada Eclea, una bellissima gara. Domenica, se non sbaglio, dovrebbe essere 17 di dicembre. Sì. Un posto bellissimo. Hanno rifatto nel mare anche la Venezia artificiale. 24 ore di corsa. Come gestisci? Cosa pensi? Cosa fai? Spiega a chi è seduto in poltrona e diventa difficile anche percorrere 1 chilometro. Intanto, per esempio, come viene gestito il sonno in un esercizio così? Si deve dormire oppure riesci addirittura a fare 24 ore sveglia e in attività? No, quando si tratta di un circuito, ecco, di 1,3 km, un po' mi riposo un pochino, 1 ora, 2 ore, sì. 24 ore, tutta una tirata, no. È impossibile. Poi il dottore, che è rimasto un po' sorpreso, da dire, dottor Antonio, che... su un circuito di 1300 metri, pertanto per 24 ore si corre su un circuito complimenti di 1300 metri. Io ringrazio a lui che mi fa fare tutte le gare. Ma le fate assieme? Voglio dietro a lui. Penso che non lo facciate allo stesso ritmo. No, nel senso che va più forte lei. Certo. No. Oh, ma poi la cosa bella è che loro spaziano un po' come te. Diciamo di sì. Si dilettano. Un po' di tutto. Esatto, sì. Si mette il pettorale e si parte, poi 10 km, 100 km, la differenza è poca, vero Piero? Sì. Sicuramente noi quest'anno abbiamo fatto un po' tutte le gare. Infatti, come dici tu, abbiamo spaziato dalle gare corte, per esempio domenica scorsa abbiamo fatto a Castelnuovo 10 km, adesso 9 km, esatto, quest'anno accorciato causa maltempo che c'è stato. E domenica facciamo una 24 ore. E questo mi sembra proprio l'arrivo di Lavello. Sì, questo è proprio Lavello, diciamo l'anello è una pista ciclabile ovale che si sviluppa su 1,1 km di percorrenza. È scorrevole come circuito, però ecco, giustamente bisogna ripeterlo nell'arco delle 24 ore. Circuito non lo sai quante volte, secondo me. La cosa, il circuito si conosce benissimo, però non si sa se si riesce a finire la gara. Oppure la cosa sicura è il circuito che bisogna girare lì dentro. Meno male che il sudore che cade a terra si evapora, altrimenti diventerebbe un fiume il percorso per 24 ore. Sudorazione eccessiva non dovrebbe essercene, soprattutto nell'arco notturno, perché la temperatura scende parecchio. Insomma, parliamo di un paio di anni fa quando la feci 3-4 gradi la notte, anche ventilato poi, perché l'organizzatore sai chi è? Sì. Come? Lo storico organizzatore, il grande Russo. Massimo Faleo con Felice Russo, ecco lì diciamo la gara per carità è sacrificata, cioè ci si stanca, però poi ci sono delle cose piacevoli, tipo il conoscere ormai... Diciamo, nell'ambiente degli ultramaratoneti siamo una grande famiglia, soprattutto con i corridori della Puglia, ormai siamo gemellati perché ci troviamo spesso e volentieri, noi andiamo da loro, loro vengono da noi, quindi
ci si conosce, soprattutto anche queste gare sono un'opportunità per condividere non solo la fatica, ma anche diciamo parlare, creare dei rapporti d'amicizia. La cosa bella di Pamela è che all'arrivo lo stesso sorriso che c'ha oggi, bella rilassata, ce l'ha anche all'arrivo di una 24 ore. Ma anche durante la 24 ore, io perché è importante il sorriso. Certo. Voi ovviamente fate parte del club degli ultramaratoni, ecco, vediamo, giustamente ha colto al volo Alberico il sorriso di Pamela. Antonello, tu hai fatto 8 maratone solamente quest'anno, una ultra, una 50 km sul Gran Sasso, ma poi le gare corte tutte le domeniche, non solo, anche forse due gare al giorno. Due gare al giorno. Ci lavori per hobby? No, non hai tempo di allenarti perché ti alleni in gara, perché farne due, anche tre la settimana, poi come è successo quest'estate, come è accaduto, incomincia a essere provante. Tra l'altro a te non basta, perché oltre il podismo so che sei un valido Ironman. E l'anno prossimo ha detto quest'anno che... sì, ho fatto il 70.3 di Pescara, che più che altro da gennaio a giugno ho dovuto allenare anche la bicicletta contemporaneamente alle maratone e le altre gare. Praticamente sono quasi saltate pochissime, 4 o 5, quindi arrivando terzo alla classifica generale della WISP, quindi significa che ne ho fatte tante. Ma quest'anno avrà ancora più valore questa partecipazione, perché dall'anno prossimo probabilmente i due circuiti si divideranno e pertanto sarà più difficile poter rivincere o ben comportarsi in tutte e due. Beh, il prossimo anno chi ne vorrà vincere due sarà difficilissimo, quasi impossibile, esatto, gestire certo. Due circuiti in questa maniera. Poi se le gare capitano lo stesso giorno, negli orari vicini, sono impossibili, improponibili da fare, per cui uno dovrà scegliere un circuito o l'altro. È una scelta obbligata. Non si può perciò fare. Ha ancora più valore quel di quest'anno, perché sì, probabilmente... sì, infatti me le tengo da parte forse per tutta la vita, perché fare 67 gare. Alberico, pare che sia già stato stabilito il giorno delle premiazioni. Nella puntata precedente eravamo non sapevamo ancora se era 18-19 per impegni già presi, né 18 né 19, ma il 20 quindi allora. Sabato 20 ci sarà la festa, ovviamente anche in Duccio, che sarà il diciamo il tuo co-presentatore aveva preso l'impegno gentilmente con la WISP per quella data, quindi l'abbiamo confermata. Sarà una premiazione molto bella, io credo sarà la premiazione più ricca di sempre, perché siamo andati ben oltre i soliti e comunque ben accetti prosciutti. Dobbiamo ringraziare la Yoma Italia, che ci ha veramente dato la possibilità di dare e dare veramente tanto. A proposito di presentare con Duccio, faremo uno showman e uno showman. Ecco. Quindi dovremmo attrezzarci con delle macchine belle capienti per riportare. Penso di sì. per chi ha vinto, insomma. Quest'anno sarà ancora più ricco il premio. Sì, ma quest'anno ti porti a casa un premio molto poco capiente, ma un premio consistente, perché ci sono 100 euro in buoni acquisto Sportnet per quanto riguarda la vittoria che festeggiamo oggi al Criterium Nazionale. Perciò, se eventualmente non ce la fai a portarli via, ci pensiamo noi. A quel buono possiamo darti. Ci pensiamo noi. Sì, c'ho sempre quello di categoria, c'ho sempre quello provinciale, insomma. Ma appunto, se non ti entra la busta, la puoi lasciare, sappiamo noi cosa farne. Mi accontengo anche di quello morale, dai. Antonio, quasi quasi conviene cominciare a venire a correre pure a te, hai visto qua i premi? No, anche perché è bello, perché poi si crea il gruppo, come si diceva, no? Si fa anche spirito di squadra, anche se il podismo è uno sport individuale, no? Però è quasi la scusa, la corsa, per sì, poi stare insieme, le cene, le è vero, le devo dire che in questi anni in cui diciamo mi sono avvicinato al mondo della maratona di Pescara, ho visto proprio che passione che c'è tra tutti quanti gli atleti, ma anche tra tutto il giro degli amici, dei familiari. Non immaginavo veramente che ci fosse tutto quanto questo coinvolgimento, che è una cosa molto bella, devo un dire. Un po' di sana pazzia ci vuole, sì. Poi ogni tanto, no? Stessa cosa che ci siamo chiesti anche noi podisti quando abbiamo conosciuto una realtà come il Cesi, e come mai, se è una coincidenza oppure un fortuito caso, che proprio a Chieti ci sia un simile centro di eccellenza nello studio e nella ricerca. Diciamo un caso no, nel senso che il Centro di Scienze dell'Invecchiamento, il CESI,
come si abbrevia, è uno dei centri riconosciuti dal Ministero come centro d'eccellenza, quindi è tra i top in Italia, dove si studiano varie patologie, e da 10 anni è anche la fibrosi cistica. Diciamo, gli studi sono iniziati dal professor Mario Romano, che coordina un po' i vari progetti. Io da qualche anno mi sono affiancato come responsabile di un progetto specifico, finanziato soprattutto dalla Fondazione Fibrosi Cistica di Verona, che festeggia proprio nel 2017 il 20 anni di attività. Quindi diciamo non è fortuito, è stato voluto dall'impegno, perché appunto molti di noi sono stati anche toccati dalla malattia in maniera più diretta, e quindi abbiamo deciso di impegnarci in prima persona sia come ricercatori, che diciamo il nostro lavoro, ma poi anche vogliamo dare qualcosa di più, cioè far conoscere a tutti e sostenere la ricerca mediante le donazioni. Abbiamo detto, Antonio, che da 10-15 anni, quindi non dall'era arcaica ad oggi, si sono riusciti addirittura a raddoppiare, sì, l'aspettativa di vita. Quello che volevo chiederti è quali sono le condizioni e la qualità della vita, perché abbiamo visto in un vostro spot che comunque c'è una terapia che ti permette, credo, di vivere in maniera abbastanza armonica. A che punto siamo? Allora, noi parlo, diciamo, proprio così di getto. In ottobre siamo stati a Verona al congresso appunto della Fondazione Fibrosi Cistica, che è la più grande fondazione che finanzia la ricerca su questa malattia. In 20 anni questa associazione piccolina, una realtà molto piccola, è riuscita a portare avanti un progetto che porterà l'anno prossimo il primo farmaco italiano, cioè frutto di una ricerca completamente italiana, ad essere testato sui pazienti. È un grosso traguardo, un bel traguardo. Non sappiamo ancora se i risultati attesi verranno confermati, perché purtroppo il mondo della medicina, il mondo della ricerca è così, c'è sempre l'incognita, no? È come un po', mi viene da dire, si parte per una corsa, quanti chilometri farò? Speriamo tanti, però c'è il fisico, ci sono le condizioni, ci sono le cose che non ti aspetti, no? Quindi insomma noi siamo sempre più entusiasti e sempre più carichi nel nostro impegno. Ti auguriamo di tornare prima o poi, di portarci la bella notizia. Ce l'auguriamo tutti, soprattutto per i malati. Certo. Sappiamo che è ancora... Sì, quello che diciamo... Nel modo come hai detto, 40 anni, prospettiva di vita è quasi... Io ho 40 anni, quindi insomma davanti a me vedo le mie figlie che crescono, quindi mi metto nelle parti, certo, di chi invece a 40 certo, anni certo, sa certo, che certo, magari... Certo. Non sa ancora quanto direi. Bocca al lupo, speriamo veramente di cuore che sì, di arrivare tutti, a darci la notizia che finalmente Pamela, sempre più sorride. Ma ti fai chiamare Pamela? E quindi io ho sempre sbagliato a chiamarti. No, mi chiamo Pamela. Roberto che mi chiama ti fa chiamare Pamela dal capitano. Allora, l'ho lasciato perdere perché non è brutto Pamela, però. Ha detto che gli piace più Pamela di Pamela. Perfetto. E poi più. Ci allineeremo alle direttive. Quando faccio del nostro... le gare, bello Roberto. Pamela! Ricordi la tua prima gara? La prima gara, la mezza di Pescara. Addirittura sei partita già con la mezza. Beh, certamente, sì, sì, per uno che va a fare le 24 ore è normale. Partite che deve partire distanze brevi. Deve partire da una gara breve. Ma com'è nata la passione per la corsa? Ma vabbè, io sono stata sempre una sportiva. Sì, una sportiva. Andavo in palestra, correvo, non... facevo massimo 20 km. Dopo, da quando ho conosciuto Piero Costalter, ho iniziato a fare le gare. Quindi vogliamo dare a Piero la responsabilità di questa collaborazione. Beh, certo, chilometrica. Il merito è di Piero, allora. Sì, sì. Fatti dalla partita. Piero, tu invece gareggi da un po' più di anni. 4 anni. 4. Nel podismo 4 anni. Poi c'ho un passato da sportivo, ho fatto pattinatore, pattinaggio a rotelle da Hai piccolo. Un certo che di passato, diciamo. A un buon livello, poi ho giocato pure a calcio. A calcio non potevi fare a meno. Sì. Sappiamo solo io e te perché. E
poi... Però se posso, Piero, io adesso senza uscire fuori tema, però un paio di risultati sul pattinaggio io li dovresti dire. Vabbè, sì, ho vinto dei titoli italiani giovanili, diciamo dai 5 ai periodo che ho fatto io, quindi fino ai 16-17 anni, ho vinto 10 titoli nazionali e poi... In un periodo in cui Pescara eccelleva in quelle specialità. Sì, 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 diciamo a livello il pattinaggio rotelle pescarese ha tuttora, adesso non seguo più tanto, però il periodo che correvo io c'erano tantissimi forti, tra cui Marco Giannini, che è stato pluricampione del mondo. Del mondo. Uno su tutti, diciamo lui. Pamela, il tuo prossimo obiettivo? La 100 km del passatore. Vabbè, la passeggiata per te, dai. Però. Passeggiate, perché al pericolo tu che l'hai fatto diverse volte anche con ottimi risultati. L'ho fatto una volta. Una volta sola. E basta. Però è andata bene. È andata bene. Andata però Piero mi accompagna. Tutta discesa poi dopo. Tutta discesa dopo un certo punto. Una passeggiata. Quella è più dura, la discesa. È più dura la discesa. La discesa è la più dura, la salita. Antonello, tu la prossima la 100 per te? È ancora lontano. Non penso di fare quelle distanze. Per me arriva a 42. Ne farò tante altre di maratone, queste sì. Anche perché adesso devi fare le gare corte per seguire anche chi? Ma sì, le gare corte mi piacciono più che altro perché sto con gli amici, mi diverto. Poi la società è relativa. No, con i figli, siamo tutti poi amici, con il far correre. Ci divertiamo, sì, ci divertiamo tanto, ci divertiamo. Per cui... Anche domenica eravate presenti. Io ero a Firenze per la maratona. C'era Diego che è venuto con tutti i bambini, ha portato i bambini, quindi ogni tanto ci diamo una mano con Diego. La cosa bella è far correre i bambini, veramente. Sicuramente, ne abbiamo tanti nel gruppo nostro. E visto che parliamo di bambini, Antonello, vado a presentare quella che sarà l'ultima puntata di Correre per Sport il 13 di dicembre, che sarà praticamente una grande sorpresa organizzata proprio dai bambini, e direi di non dire. Guardateci allora la settimana prossima, perché tra due settimane ci saremo. Ci saranno. No, guardateci però la settimana prossima. Quello sempre. Che non ci saremo noi, ma ci saranno dei sostituti alla grande, veramente meritano di essere visti. Bene, Alberico, salutiamo, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Aspettiamo con Antonio ci porta prima o poi qualche lieta notizia sulla fibrosi cistica, qualche ricerca, qualche miracolo, qualche impegno, chissà. Ce la mettiamo tutti. Ce la metteremo. Grazie, tutti. Grazie a voi e a presto. Bene, grazie. Grazie Pamela, la 100 grazie km del passatore, preparati. L'invito. Ma quando vi allenate? Mai? Perché state sempre correndo. Per arrivare alla gara dovete fare centinaia di chilometri. Poi gara l'allenamento, infatti. Non c'è tempo. Allenamento e mantenimento. Antonello che fa due gare al giorno. Lavori pure, Antonello? Sì, cerco di ottimizzare tutto. Tra una gara e un'altra. Cerco di ottimizzare. Tutti e tre Runners Pescara, gruppone della città, del capoluogo adriatico, ovviamente, se non forse il numero uno in assoluto, come il numero di iscritti, crediamo. Penso di sì. Pensiamo di sì. Una società nata poi, tra parentesi, da pochissimo cinque anni. Tempo. Pescara che sta esplodendo anche sotto questo aspetto, grazie anche alla Maratona Città di Pescara, alla Mezza, al Vivi Città e tante altre ancora. Città iperattiva. Iperattiva, ipersportiva, che sta risalendo anche nel tenore di vita per città di Pescara, che sta rimigliorando, ma dalla 60esima arriverà la prima a Belluno, ce ne vuole ancora. C'è un buon obiettivo. L'importante è crescere. Ringraziamo Silvia e Maurizio alla regia, e l'appuntamento alla settimana prossima. Vi raccomando, tutti presenti, perché ci sarà una bella chicca. Buona serata a tutti. Le nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose. Come il coraggio di poter scegliere in libertà.
best song ever. It was your best song ever.